CES 2020 siamo riusciti a passare anche allo stand Nikon per fare un rapido hands-on della nuova Reflex presentata dal produttore nipponico, la Nikon D780. Praticamente il refresh per la 750, un modello apprezzato da tantissimi, che aggiunge delle cose interessanti al modello precedente. Innanzitutto parliamo del sensore, un sensore da 24,5 megapixel che integra alcune delle funzionalità che abbiamo trovato sulla mirrorless Z6. Quindi abbiamo naturalmente un ottimo sistema autofocus come quelli di casa Nikon, 51 punti di messa a fuoco quando inquadriamo tramite il mirino ottico, mentre se passiamo in live view adesso abbiamo un sistema a rilevazione di fase ibrido, contrasto di rilevazione di fase, con ben 273 punti appunto di messa a fuoco come avviene sulla Z6. L'autofocus a specchio abbassato, quello a 51 punti, è sensibile fino a meno 3 EV. Interessanti le prestazioni anche dal punto di vista della raffica, perché possiamo scattare a 7 fps con lo specchio, utilizzando lo specchio. E andando in live view utilizzando solo l'otturatore elettronico possiamo arrivare fino a 12 fps, quindi una macchina che in live view diventa anche molto interessante appunto per le rapide raffiche. Parliamo della sensibilità ISO, che si estende tra 100 e 51.200 ISO in modalità nativa, ma in modalità espansione possiamo scendere a 50 ISO oppure arrivare a 204.800 ISO. Tra le cose interessanti che troviamo su questa macchina e che sono state mutuate da Z6 è la possibilità di registrare filmati 4K sfruttando tutta la superficie del sensore a diversi frame rate, quindi filmati 4K su tutta la superficie del sensore a 30, 24 e 25p, con la possibilità di registrare nei formati ad alta gamma dinamica N-Log o HLG. Come sempre in casa Nikon il mirino è di ottima qualità. Abbiamo la copertura del 100% e un fattore di ingrandimento di 0,7x. Molto qualitativo anche il display posteriore, che è touch e ha una risoluzione di 2,36 milioni di punti. Si tratta di una reflex molto completa dal punto di vista della dotazione, un sacco di pulsanti per avere tutte le scorciatoie a portata di mano, abbiamo già visto il display basculante, abbiamo due schede di memoria disponibili, quindi doppio slot, abbiamo jack per microfono e cuffie, controllo remoto, USB per la connessione al PC e la ricarica USB-C e l'HDMI per estrarre i filmati 4K non compressi direttamente dalla macchina. Diciamo che l'annuncio è arrivato un po' a sorpresa per questa D780, i rumors se ne erano visti veramente pochi in giro. È un refresh decisamente interessante che rinnova la 750 e torna a metterla come un'ottima reflex da lavoro sul campo, quindi non troppa risoluzione, 24,5 megapixel, video 4K su tutta la superficie del sensore, quindi utilizzando al meglio anche le ottiche grandangolari, decisamente molto interessante. State con noi su Fotografi Digitali e qui su YouTube per vedere tutte le altre novità dal CES, ne abbiamo ancora da casa Nikon, e poi vi informeremo quando Nital, il distributore italiano dei prodotti Nikon, annuncerà il prezzo ufficiale per capire anche appunto quale sarà il posizionamento di questa nuova macchina.